vado a dare il buon pomeriggio ad Armando Pantarelli. Ciao Armando. Ciao a tutti. Allora Armando, sono già arrivate delle domande per te alla nostra SMS line. La prima ce la gira Fabrizio e dice: secondo te chi potrebbe essere il leader in questo Catania? Noi sappiamo che tu stai a Catania e quindi segui anche le vicende del Catania. Io credo che il leader sia il stesso Marco Biagiani. Che poi ci siano tanti giocatori che hanno le qualità per fare il leader, mi riferisco a Dario Bergamelli in difesa, lo stesso Pisseri in porta o a Mimmo Di Ceppa a centrocampo, quindi io credo che ce ne sia più di uno, però il leader incoronato da tutti è il capitano. Un'altra domanda la fa Giovanni e ti chiede se il Catania già quest'anno secondo te può arrivare in Serie B. Questo è prestissimo per dirlo, intanto bisogna allontanarsi dalle ultime posizioni, cercare di riavvicinare anche solo l'ultima posizione utile per cercare di fare i playoff. Poi se si raggiungono i playoff credo che tutto sia veramente possibile per il Catania. Ovviamente abbiamo parlato a inizio programma anche della Coppa Italia, perché insomma la Coppa Italia quest'anno darà un input maggiore perché permetterà di saltare il primo turno dei playoff. Un tuo giudizio su questi playoff, che obiettivamente diventa un campionato nel campionato? Far parlare di playoff a fine ottobre mi sembra assolutamente prematuro, sicuramente non sarà una cosa semplice. Intanto arrivarci e poi giocarseli, però intanto arriviamoci, poi per giocarseli c'è tempo per discuterne. Ecco, poi la domanda ovviamente che dobbiamo fare ad Armando Pantarelli, che tanto è stato il portiere del Catania soprattutto nella promozione storica del 2006, è un tuo giudizio sull'ottimo avvio di stagione di Mattia Pisseri, che obiettivamente già l'anno scorso veniva definito come il portiere più promettente della Lega Pro. Da ex portiere e da grande portiere, un giudizio su questo giovane che sta davvero incantando in rossoazzurro. Sì, era uno dei giovani più promettenti l'anno scorso, il Catania si era giudicato a giugno e sta dimostrando il proprio valore. Poi io non sono consueto a i giudizi sui portieri quando fanno 7, 8, 10 partite. Il portiere va giudicato, certo, nell'arte di tutto il campionato, e quindi ci sarà modo anche per dare un giudizio più approfondito su di lui. Armando Pantarelli e Catania, un rapporto che non si è assolutamente interrotto con l'addio alla maglia rossazzurra di Pantarelli. Il tuo rapporto con Catania e soprattutto oltre ai Biagianti, se senti ancora qualche tuo ex compagno? Vabbè, sì, Marco, sì, poi avendo un locale a Catania in molti mi vengono a trovare spesso. La Spinesi, Mascara, Paiotto, Sottil, Viaggianti, Sovini, quindi sento ancora molti di quelle bellissime annate. Ecco, noi sappiamo che ogni tanto anche tu vieni al Massimino, hai visto qualche partita quest'anno o verrai presto a vedere il Catania? Quest'anno non ho ancora visto niente perché diciamo che con il locale sono ancora in alta stagione, ma tra dicembre e gennaio e febbraio, che sono poi mesi più tranquilli per me, sicuramente sarò presto. Molte volte negli ultimi anni a Catania quello che è stato messo sotto banco è stato anche il gruppo. Abbiamo parlato all'inizio del tuo intervento proprio di leader e definito tu Marco Biagiani come leader. Secondo te c'è armonia in questo spogliatoio vista all'esterno e come giudichi anche la cosa del Catania? Perché sicuramente per tutti è una cosa valida, però magari a volte da calciatore partire con una penalità psicologicamente ti può bloccare. Sicuramente partire con una penalità è un grosso handicap da tutti i punti di vista. Credo sia un buon gruppo, spesso vengono anche qua, ho modo di parlare con tutti, quindi sono tutti convinti, intanto che hanno preso realtà di dove si trovano, perché Catania non è una piazza normale, ho cercato anche di spiegargliela più bene. Però mi sembra abbastanza coesi, diciamo tutti nella stessa direzione stanno remando e questo è importantissimo per raggiungere qualsiasi obiettivo. Ecco, io ricordo due cose Armando Pantarelli. Una, la famosa partita di Genoa, come tu ricorderai, Genoa-Catania 0-0 nel 2004-2005, e la seconda, in conclusione, ricordo la famosa parata a Bologna per Catania-Chievo. La parata invece che ricorda Armando Pantarelli il rossazzurro è proprio quella di Bologna, o ce ne sono altre? Di Bologna è sicuramente, può essere la più bella, la più brutta, questo un po' che interessa, ma sicuramente la più importante di tutti, quindi è quella che io ricordo sempre più volentieri. Poi come partita nel complesso sicuramente quella di Genova è quella che anche tutti quelli che mi incontrano mi ricordano, sembra che l'abbiamo vinto tutta la partita. E io ricordo anche Regina Catania 0-1 gol di Corona, dove Pantarelli le prese tutte anche, diciamo. Mi ricordo anche il mio debutto in Serie A, che fu Cagliari-Catania, diciamo 1-0 a Cagliari. Sempre gol di Corona. È sempre un'ottima mia partita.